Questa mattina a Rimini Fiera, taglio del nastro con l'assessore regionale alle attività economiche Duccio Campagnoli. Apre così i battenti la 31ª edizione del SIGEP. Esatto, abbiamo una mucca di razza rossa friulana che interverrà al padiglione C7, quello verso l'eccellenza dedicato alle suggestioni della gelateria, per farvi vedere a tutti come è facile produrre un gelato veramente artigianale di grande qualità con ingredienti freschissimi. Quindi in 20 minuti i nostri maestri gelatieri dal latte appena munto della mucca produrranno un gustoso gelato al fior di latte. Tanti eventi, una mostra dedicata al food design, un'altra dedicata a uno dei luoghi per eccellenza produttori di cioccolato come la Repubblica Dominicana. Avremo una bellissima mostra, un Secolo Espresso dedicato alle macchine per produrre il caffè, macchine firmate dai più grandi designer, da Giuponti a Pininfarina a Giugiaro, e poi ancora dimostrazioni di pane, pasticceria e gelateria. E domenica abbiamo il grande campionato del mondo di gelateria, un vero e proprio appuntamento d'eccezione per un settore che è uno dei fiori all'occhiello della produzione italiana. Ma abbiamo anche la SIGE Bread Cup, il campionato internazionale della panificazione. In entrambi i casi si sfidano delle vere e proprie nazionali. Abbiamo, per esempio, nel caso del campionato di panificazione, Australia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Ungheria, Russia, quindi veramente squadre da tutto il mondo. Per un evento che è a tutti gli effetti internazionale.